Alla conclusione dei Muni Fermani con Tatiana Guderzo, quest'oggi seconda. Tatiana, ci hai provato, ma la Mia Music è stata ancora una volta la più forte. Ma in queste gare con questi muri logicamente non c'è nulla da recriminare, lei era la più forte e l'ho controllata fino in ultimo, ho cercato di stare con lei fino all'ultimo muro. Non ci sono riuscita, ho provato ad inseguire sperando che cedesse, ma invece così non è stato, è stata brava, veramente aveva una buona condizione, l'ha dimostrato, dunque meritato, una vittoria che ha meritato. Il secondo posto per me mi sta stretto, ma dai, sto arrivando, un po' alla volta devo crederci di più e sicuramente posso arrivare anch'io nel podio più grande. Quest'oggi un inizio insidioso, infatti cadute già in avvio di gara. Sì, il tracciato era abbastanza tecnico, in più la pioggia non ci ha veramente favorito, c'erano diverse curve, l'asfalto viscido e ci sono state tante cadute. Sinceramente in un circuito così mi sono trovata a mio agio, dunque stavo bene, ci ho provato, va bene così. In conclusione un commento sul circuito mondiale e sul Giro Rosa. Ma il circuito mondiale sono andata a visionarlo pochi giorni fa con la nazionale, è un circuito molto duro, molto selettivo per scalatrici ma anche per ragazze che hanno l'abilità di guidare la bicicletta in discesa soprattutto. Dunque bisognerà avere tanta grinta, tanta voglia di soffrire ed essere veramente a puntino perché non si deve sbagliare nulla. Riguardo il Giro Rosa, il tuo commento? Il Giro Rosa devo visionare ancora tutte le tappe, dunque sinceramente non posso ancora esprimermi perché non ho visto completamente il tracciato. Ok, grazie mille.